Ma che tipo di Natale sarà per Catanzaro? Ricchissimo di manifestazioni, al chiuso, all'aperto, artisti di strada, ci sarà di tutto e di più, e poi queste due belle mostre al Marca e al San Giovanni, e poi gli spettacoli del Politeama, e quest'anno aggiungiamo anche del Comunale. Abbiamo ospitato tutta la rassegna teatrale della città di Lamezia per problemi che conosciamo tutti quanti, che hanno avuto solo alle strutture comunali del Comune di Lamezia Terme, quindi siamo onorati di ospitarle qui a Catanzaro, quindi avremo circa 60 manifestazioni a cui si aggiungeranno anche quelli dei promoter, quindi dei privati. Credo che sotto la regia anche di Pascuzzo, che l'anno scorso diciamo avevamo perso per motivi burocratici, e quest'anno l'abbiamo riconquistato, e credo che lui ci sappia veramente fare, che riuscirà a coordinare bene tutte le iniziative che abbiamo predisposto. Il lavoro l'abbiamo fatto perché siamo stati una squadra, siamo stati coordinati dal sindaco, ma c'è stato un lavoro certosino sul territorio di tre brevissimi assessori, da Ivan Cardamone, Alessandra Lobello, Alessio Sculco. E c'è stato il lavoro di Eugenia Ferragina, che è stata davvero travolgente, e abbiamo sentito, parlato con tantissime persone, selezionato alcune delle centinaia di proposte che arrivavano, e soprattutto è stato, diciamo, il lavoro è stato quello di coordinare un calendario che evitasse troppe sovrapposizioni, e poi anche di cercare la possibilità di fare in modo che nel palinsesto si stia attenti al fatto che non sono i nomi l'importante, non è un album delle figurine. Catanzaro non può mettersi a fare la concorrenza a chi per la notte di Capodanno spende 500.000 euro, ognuno fa le sue scelte. Catanzaro fa una scelta che speriamo conforti e confermi quello che è già successo in passato. A me è capitato di, senza avere dei nomi altisonanti, però di trovare una risposta alla città molto partecipativa. Primo all'ultimo dei concerti, in ordine cronologico chiaramente, fino al Capodanno, abbiamo pensato insieme a delle scelte che facciano in modo che le persone si sentano parte. Cioè, la Notte della Taranta è un format che a Melpignano in Puglia ha dato il successo grazie anche al lavoro dell'ospite che l'ha cambiata, l'ha stravolta e l'ha rivoluzionata in Italia, che è Ambrogio Sparagna, in Italia e nel mondo, e sarà con noi a Capodanno. Ma non è importante che ci sia, è importante che ci sia lui, ma è importante che ci siano i cittadini sapendo che cosa vanno a fare. Se vado a teatro vado con una grammatica, se vado in chiesa vado con un'altra, se vado allo stadio con un'altra, se vado alla notte di Capodanno con lo spettacolo di Taranta di Ambrogio Sparagna mi metto le scarpe comode e sono pronto a ballare per tutta la notte e a pensare a lasciare i pensieri dietro le spalle e pensare al 2019 con auspici buoni.